segna, incanta, è il Napoli di Luciano Spalletti. Tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Dal 3-0 rifilato ai Rangers mercoledì sera, al poker rifilato in questo primo anticipo della dodicesima giornata di campionato. È un Napoli stellare, è un Napoli che incanta, è un Napoli che fa emozionare. Dalla tripletta di Victor Osimhen, che in questo momento è il capocannoniere del campionato a quota 7 gol come Marco Arnautovic e ha saltato diverse partite per infortunio, quarto gol consecutivo se non consideriamo la partita che non ha disputato mercoledì sera con l'impatto di Giovanni Simeone, del Ciolito Simeone. Ragazzi, dalla tripletta di Victor Osimhen passando al gol e al doppio assist di Krivchuk, Kvaratskhelia, ragazzi, un pomeriggio che è iniziato nel migliore dei modi per la formazione partenopea, con il georgiano ad incantare il popolo partenopeo, uno stadio Diego Armando Maradona che ha ribollito questo pomeriggio nel veder segnare, nel veder dimostrare ancora una volta tutta la forza di questo Napoli, del Napoli di Luciano Spalletti. È un Napoli che conquista, come detto, la tredicesima vittoria consecutiva, l'ottava vittoria in campionato, 32 punti in classifica su 36 disponibili, 10 vittorie, due pareggi e adesso il Milan dista 6 punti e mette proprio pressione ai rossoneri, al diavolo che sarà invece in campo domenica sera nel posticipo domenicale di questa dodicesima giornata all'Olimpico Grande Torino contro la formazione granata di Ivan Juric. Ragazzi, come detto, è stato il pomeriggio indiscusso di Victor Osimhen, con la tripletta sigillata grazie ad un errore clamoroso di Junior Traoré, che perde una palla in impostazione, palla regalata all'attaccante ex Lille, all'attaccante nigeriano che si è presentato a tu per tu con Consigli e lo ha beffato con un tocco sotto, con un pallonetto per il definitivo 4-0 del Napoli. Un Napoli che ha rischiato anche di andare vicino a più volte al pokerissimo, con una discesa dell'appena entrato Zanoli al posto di Capitan Di Lorenzo, con la deviazione millimetrica ma decisiva da parte di Consigli a togliere anche la palla a disposizione di Victor Osimhen, e poi con una conclusione fuori area che ha lambito il palo da parte di Irving Lozano. Un Napoli che e riesce comunque ad archiviare al più presto 35 minuti di puro spettacolo al Diego Armando Maradona, con il lancio lungo da parte di Kim, la corsa di Lorenzo, la palla in mezzo per Kvaratskhelia che riesce a svettare più in alto di tutti e a regalare una palla sul secondo palo a Osimhen, che controlla con il sinistro, batte Consigli per il gol del vantaggio partenopeo dopo appena 3 minuti. È un Napoli che attacca, come detto, alla ricerca anche del gol del raddoppio e riesce a trovarlo al minuto numero 19, ma comunque bisogna anche analizzare la traversa colpita da Mario Rui al settimo, la grande chance per Pinamonti al sedicesimo. Il raddoppio comunque è un'altra magia di Kvaratskhelia, che va via sulla destra, riesce a resistere comunque alla retroguardia nero-verde, palla in mezzo, imbucata per Osimhen che ci mette la zampata, davvero bomber, ed è 2-0 al ventesimo. Un Napoli che continua ad attaccare, Osimhen vicino alla tripletta al 22esimo con un colpo di testa che viene bloccato anche grazie alla deviazione di Erlich. Il Tris invece porta la firma di un bellissimo pallone regalato a Mario Rui, una palla imbucata con i fiocchi, un'imbucata perfetta del giocatore portoghese che imbuca per Krivchuk Kvaratskhelia, che riesce a
comunque a mantenere una certa freddezza davanti a consigli e trova il gol del momentaneo 3-0 al 35esimo. Come detto, è un Napoli che incanta, è un Napoli che fa divertire il pubblico, è un Napoli che gioca palla a terra, è un Napoli che riesce davvero a trovare con grande facilità la via della rete. Nel corso del secondo tempo bisogna comunque analizzare due grandi chance svettate da un ottimo Alex Meret. La prima con il tentativo di Pinamonti, il tap-in sbagliato da Torvest al minuto numero 49, e poi una doppia chance per Frattesi sulla cross di Tolian, c'è la zampata del centrocampista ex Empoli e Monza con la deviazione decisiva di Alex Meret. Grande salvataggio da parte di Meret con una palla imbucata da parte di Tolian per Frattesi, grande salvataggio anche in questa occasione da parte di Meret. E poi nel finale, come detto, palla persa malamente da Traoré, palla per Osimhen che si invola verso la porta indisturbata da parte di Consigli e beffa l'ex portiere dell'Atalanta con un tocco sotto con il pallonetto del definitivo 4-0. Quindi dodicesima giornata che inizia con il poker del Napoli di Luciano Spalletti, con il poker della capolista. Il Napoli sogna sempre più in grande, sogna come sempre lo scudetto. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!